chiamiamolo Freccia della Speranza, quest'aereo. Vola col vento in poppa. Ecco Bigogno e Valentini. Beretta e Busini. Solca a tempo di record i cieli del Mediterraneo. E se Burini e Tognò non si spicciano, non faranno in tempo a vedersi passare Barcellona sotto le ali. Svelto Boniperti a concludere lo spuntino. Lisbona è in vista. Bianca sulle terrazze della Sierra di Sintra, digradante verso il Tago. Gli uomini dell'11 azzurro, più che su un aeroporto, scendono verso un banco di prova. Nell'affrettarsi alla volta del torpedone pensano: vogliamo andar forte. Giovanini offre autografi su cui si possa giocare al rialzo. Uno sguardo panoramico alla città prima di ritirarsi all'Estoril per i giorni della vigilia. Qualche cartolina illustrata. I principali monumenti. La torre di Belém, donde salpò Vasco de Gama. E se qualcuno si lamentasse di non averle ricevute, eccole qui. Rimediamo alla dimenticanza. Bocche dell'inferno. I nostri le visitano durante questa specie di purgatorio che è l'attesa della gara. Li aspetta l'ellisse di cemento, li aspetta il garrire delle bandiere che nel giorno della decisione sventoleranno su 70.000 spettatori. Un po' di storia di ieri mentre quella di oggi sta nascendo. Settimo incontro Italia-Portogallo, secondo disputato a Lisbona. Il primo, quello del 26, terminò all'attivo dei portoghesi, 1-0. Ma se noi oggi aspiriamo alla rivincita di Lisbona, i nostri ospiti anelano alla rivincita di Genova, l'1-4 del 1949. Ecco l'11 Granata, Cabela, Vasquez, Canario, Patalino, Serafim, Caravaglio, Virginio, Correia, Albano, Felix e Travassos il capitano. Ed ecco i nostri, Cervato, Giovanini, Pandolfini, Amadei, Burini, Casari, Boniperti, Tognon, Silvestri, Cappello e Anovazzi, che oggi per la prima volta porta i gradi di capitano della nazionale. L'altro è Travassos e il terzo è Ling, arbitro d'eccezione. Si potrebbe perfino applaudirlo. Il sorteggio del campo ci ha favoriti. Nel primo tempo il vento giocherà con noi. Vantaggio considerevole quando si hanno in difesa esordienti a cui tocca di superare l'emozione della prima respinta. Ma tanto Cervato quanto Silvestri ingranano subito, come due veterani. Non hanno perso tempo per conquistarsi i galloni azzurri. Il vento ha allungato il rimando di Silvestri, ha dato un guizzo di più alla capriola di Boniperti. Anovazzi, provvido capitano, insegna anche come ci si difende. Il terreno dello stadio di Lisbona, soffice e levigato, è fatto apposta per giocatori di stampo tecnico. Fermato Boniperti, i Granata disegnano a loro volta piacevoli ma infruttuose geometrie. Per fermare il minuscolo Albano, Silvestri deve riparare in angolo. Subito dopo, su tiro dalla bandierina, battuto da Madei, testa di Anovazzi e doppio tuffo Carvaglio Capela, Cappello mette sul piede di Pandolfini la palla del primo gol. A rivedere l'azione dal basso risulta anche più grave l'errore del terzino che ha ostacolato il portiere nella prima parata. Per quanto in svantaggio dopo solo 6 minuti di gioco, i portoghesi hanno ancora 84 minuti disponibili alla speranza. Ma l'intesa fra Travassos e Albano è il solo spettacolo che oggi siano in grado di offrire. I due attaccanti sembrano trasformare il calcio in una specie di corsa a staffetta. Anovazzi però ha gli occhi aperti. Neppure il passo doppio permetterà a Travassos di farla franca. Memorabile parata di Casari su tiro del mediano Serafim. Merita un applauso anche sullo schermo. Ha evitato il pareggio con tutte le conseguenze psicologiche del caso. E ora, superato il pericolo, l'attacco azzurro può lavorare tranquillamente al secondo gol. E ancora Cappello, eccezionale palleggiatore, ad effettuare l'ultimo passaggio. Preciso l'appuntamento, Burini accompagna la palla in rete. Ma non è detto che bastino due gol per vincere, ragione per cui meglio tenersi cauti con gli entusiasmi. Un terzo gol però darebbe la certezza del successo. Ma Capela, dopo il guaio che è costato il secondo gol, non ne combinerà altri nel primo tempo. Parato questo tiro di Anovazzi. Risparmiato da quest'altro di Boniperti, il lungo guardiano portoghese, aiutato anche dalla fortuna, arresta l'insidiosa sventola di Cappello. Ancora una volta Albano cerca Travassos, ma Cervato è di sentinella e la minaccia va via col vento.
fallimento anche questo tiro del nostro numero 3, specialista in calci di punizione. Tutti si aspettano un bis del primo gol, ma stavolta il colpo di testa di Annolazzi è bloccato da Capello. Richiamato in servizio attivo Casari. Cavalleresco e centravanti Fatalino lo sorvola. Ultima emozione a 3 minuti dal riposo. Silvestri e Giovanini fanno scudo al tiro di Fatalino e la rete è salva. Secondo tempo con vento contrario, ma toccare il porto col vento a prua è proprio ciò che dà la misura dei bravi marinai. Ammolla, assalta Leone, cervato lontano la minaccia. Adesso la fortuna ci aiuta. Lo spigolo basso del palo si è sostituito a Casari nel parare il tiro di Albano. Fuori poi il tiro di Fatalino. Rimessa in gioco la palla da Casari, l'attacco azzurro improvvisa un meraviglioso concertato. Manovra fluida, elegante, con partecipazione non solo di tutti gli attaccanti, ma anche di Annovazzi. Nel concluderla Pandolfini cade e Burini non può fare di meglio che sfiorare la traversa. Dopo il concertato, il do di petto, filato da 3 tenori, Boniperti, Capello, Amadei. Il romano si è infilato tra 2 avversari. Un attimo prima di cadere, con la punta del piede ha mandato la palla in rete. Adesso vi concediamo il bis, ve lo facciamo rivedere dal basso. A questo punto i tifosi portoghesi, delusi, cominceranno a sfollare. Per essi la partita non ha ormai più nulla da dire. Capella, anziché alla porta, se ne sta alla finestra. Tra i pali lo ha sostituito Ernesto. A lui il tuffo salvatore sui piedi di Boniperti. Gli azzurri insistono. Boniperti centra, Burini spara e Amadei casca su uno sgambetto di Serafini. Un tiro d'effetto, Cappello sistema il rigore. Attenzione. Poi Ernesto si fa applaudire deviando con la punta delle dita la cannonata mancina di Amadei. A 5 minuti dalla fine, l'ala destra Correia segna per i portoghesi il gol di consolazione. Ma gli applausi e gli abbracci non sono per lui, sono per gli azzurri vittoriosi in questo primo incontro internazionale della stagione. Promessa di nuovi successi che valgano a riportare il calcio italiano alla elevata quotazione cui era pervenuto con la vittoria assoluta in 2 campionati del mondo e 1 Olimpiade. Fraterno con altre bandiere, ma vittorioso ancora, Garrisca il tricolore in altre sere luminose come questa.